Paesaggi e memorie storiche sui paesi dell'Alto Molise, un excursus sulle origini delle chiese, i santi patroni, le credenze popolari, le tradizioni e l'importanza religiosa sul territorio dell'antica abbazia di San Vincenzo al Volturno e l'influenza che esercitò nei centri dell'area, compreso Pagliarone dal 1961, Villa San Michele, frazione di Vasto Girardi. Pagliarone sappiamo è stata praticamente distrutta da una frana. Però rimangono i segni, le contaminazioni della presenza benedettina. Qui tutto è legato alla storia di Monte Cassino, soprattutto, che era l'abbazia da cui dipendeva originariamente, come San Pietro Avellano dall'altra parte. Ecco, in questo luogo nasce un Pagliarone, che era legato evidentemente a un cenobio, dipendente molto probabilmente da San Pietro Avellana e conseguentemente da Monte Cassino, nel quale si esercitava quell'attività che noi conosciamo sotto il titolo di Ora et Labora. All'interno di questa realtà purtroppo molte delle cose sono state cancellate, però questa iniziativa di tenere una mostra che riguarda soprattutto le chiese dell'Alto Molise, dell'Altissimo Molise, con questa mostra ci permette di restituire una dignità non solo ambientale ma anche storica a un territorio fin troppo abbandonato. Argomenti al centro dell'interesse della comunità di Villa San Michele, sviscerati da Franco Valente, studioso e autore di libri da sempre concentrato sulla tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale del Molise. L'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Vasto Girardi all'interno del Circolo Culturale La Rinascita è stata incorniciata dalla mostra fotografica allestita nella chiesa di San Michele Arcangelo con le immagini realizzate da Antonio Crudele, Franco Valente, Pino Manocchio e Teresio Onorato. Un avvenimento straordinario in queste latitudini, del quale va dato merito al parroco Don Felice Fangio di aver aperto al pubblico per la prima volta il luogo sacro a un evento culturale. Dopo aver capito i fotografi che avremmo incluso all'interno di questo evento, ci siamo concentrati sulle foto più rappresentative dei luoghi e anche legate ovviamente al tema di questa giornata, quindi ovviamente magari più sulle chiese presenti sul nostro territorio. Il neodirettivo della Pro Loco vuole improntare la sua azione promozionale attraverso il coinvolgimento dei giovani. È stato molto importante fare questa mostra perché vuol dire che anche noi giovani possiamo far rivivere la storia e la cultura soprattutto del nostro paesaggio e soprattutto dei nostri luoghi, quindi è stata una cosa molto importante da questo punto di vista. Scontro da parte della popolazione c'è stato per fortuna, ma non avevamo dubbi perché quando gli organizzatori di questo evento mi hanno detto che ci sarebbe stata la presenza dell'architetto Valente non poteva essere altrimenti. Faccio i complimenti ai due architetti Gianmarco Carmosino e Maria Laura Di Franco per questa iniziativa e colgo l'occasione per augurarvi come sprone per l'anno prossimo di creare altri eventi del genere perché la risposta della popolazione c'è ed è piaciuta un po' a tutti quanti. Rilanciare anche in chiave turistica il patrimonio culturale, storico e ambientale del territorio in sinergia con il comune di Vasto Girardi è una delle azioni prioritarie, purché sia equilibrata le peculiarità di un'area di elevato pregio lambita dalla riserva MAB di Monte di Mezzo. Riuscire a dare la possibilità che queste risorse diventino un fatto economico per chi vive nel territorio dell'Alto Molise ed è una operazione molto difficile, rischiosa sotto certi aspetti perché un turismo di massa potrebbe definitivamente distruggere il nostro territorio. Occorre fare un turismo che noi definiamo di nicchia, per poche e limitate persone che però abbiano la possibilità di conoscere qual è la storia di questo territorio, quali sono state le contaminazioni, le radici e tutto ciò che ha a che vedere con un passato che è ancora vivo